L'attenzione per l'ambiente a Pescara si fa sempre più forte e quale migliore occasione, se non oggi, che ha visto la consegna ufficiale delle due vele di Legambiente con l'entrata ufficiale nel Touring Club per poter presentare una nuova ordinanza, un insieme di buone prassi per rendere le nostre spiagge sempre più sostenibili grazie ad una gestione che segue un decalogo preciso. Un protocollo importante che mette al centro la sostenibilità delle nostre spiagge, che ragiona sui corretti stili di vita, ma anche su quelle buone pratiche che entrano nel campo della transizione ecologica ed energetica, quindi dall'efficientamento alla produzione da rinnovabili, alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua e tutto ciò che ci aiuta in questo percorso. Il protocollo pone l'attenzione anche sul tema del cambiamento climatico e della gestione dell'emergenza, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile che ci permette, diciamo, di rispondere nel caso in cui ci siano gravi calamità, a partire da incendi, maremoti e alluvioni o bombe d'acqua. Un lavoro che ha visto la sinergia delle istituzioni, l'ufficio del demanio marittimo della regione Abruzzo, Legambiente e la Protezione Civile e che rientra nel progetto di cooperazione territoriale europeo cofinanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. L'approccio è quello di, come detto, di aumentare la consapevolezza della popolazione e l'obiettivo è quella di rendere i cittadini come considerare parte attiva, anche perché gli obiettivi strategici che anche l'Europa ci pone possiamo raggiungere solo e solo se anche i cittadini sono parte attiva in questo progetto. E incoraggia verso la nuova cultura del turismo anche il riconoscimento, non è il primo, ma il sindaco Carlo Masci continua a guardare avanti. E oggi Legambiente ci riconosce questo lavoro svolto che ci permette di ottenere le due vele di Legambiente che sono un ulteriore sigillo di qualità ambientale elevata dopo aver già ottenuto la bandiera blu, la bandiera azzurra, la bandiera verde. Oramai Pescara si colloca nel novero delle città che dal punto di vista ambientale si trovano un gradino superiore rispetto a tutte le altre. E i turisti cercano proprio questo, cercano un ambiente sano, una bella spiaggia, un mare pulito e qui abbiamo tutte queste caratteristiche che vogliamo sempre evidenziare. D'altronde per ottenere la bandiera blu occorrono 32 parametri di sostenibilità ambientale che Pescara rispetta tutti e per ottenere le due vele di Legambiente occorrono caratteristiche uniche che oggi abbiamo per la prima volta a Pescara.